Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Parola del Signore. Guai a voi che caricate gli uomini di pesi insopportabili. Gesù, in un ampio discorso sul mal costume dei capi spirituali del giudaismo, ad un certo punto si rivolge anche ai dottori della legge, coloro che avevano il compito di facilitare l'accesso alla scrittura, rendendola disponibile al popolo di Dio. Ecco che Gesù li rimprovera di svolgere male il loro compito, non certo perché non sembrano essere abbastanza bravi, ma perché stanno volontariamente travisando l'essenza stessa della Torah, proprio loro che avrebbero dovuto esserne gli esperti. Infatti, la vocazione del popolo di Dio è sempre stata quella di essere lucide per le nazioni, in mezzo alle quali avrebbero dovuto brillare e così illuminare dall'interno le varie culture in cui si erano trovate a vivere. Ma invece di vivere questa apertura e comunicazione vitale con il mondo, si erano chiusi in se stessi, diventando così isole circondate da acque ostili. Il rimprovero che Gesù gli rivolge è quello di rendere difficile, anzi quasi impossibile, il portare alcuni pesi. Ma l'accento del rimprovero non cade tanto sul fatto che esistano dei pesi da portare, ma sul fatto che questi sono al di fuori delle possibilità di tutti. Nella lingua ebraica, ma anche nella nostra, le cose preziose hanno un peso. Non esistevano a quel tempo le banconote, per cui le monete più preziose erano fatte con un metallo che le rendeva più pesanti, e stringendo un sacchetto di monete sulla mano si aveva la percezione del valore in essa contenuto. Ecco che allora che al peso si associava anche l'importanza, al punto che l'aggettivo che usavano per qualificare Dio, cioè santo, kadosh, significava letteralmente il pesante, l'ingombrante. Gesù, nel rimprovero che pone, usa una parola specifica per indicare questi pesi, che veniva utilizzata anche per indicare il carico di una nave, quindi dei beni preziosi al punto che venivano venduti al mercato, ed anche la pancia delle donne incinta. Quindi sono pesi preziosi, di cose importanti. Il problema però stava nel fatto che questi pesi venivano artificialmente resi eccessivi e quindi a disposizione solo di pochi uomini forti. Come a dire che le cose buone di Dio non erano solo per pochi fortunati, che avevano la capacità di portarli, e chi è debole deve farsi muscoli ed essere forte, ed avere così la possibilità anche loro di appartenere a questa elite. Viene da domandarsi il perché facevano questo. Difficile dirlo, ma sicuramente è chiaro che è più facile essere il gallo in un piccolo pollaio che in uno più grande. È facile controllare un gruppo se questo rientra all'interno di canoni specifici, ma se dovesse includere invece diversità di vario tipo, questa trascinerebbe i responsabili al di fuori della loro comfort zone. Ecco che l'inclusività di Dio è stata trasformata in esclusività. Come da un messaggio di liberazione per tutti, è stato ridotto dagli uomini a una parola che opprime ed esclude. Per fortuna, Gesù è venuto a raddrizzare queste vie storte.